No, buonasera a chi già si è connesso, buon pomeriggio a chi si connetterà adesso. Come al solito aspettiamo un minutino, mentre la luce qui verdognola non è che sia al massimo, proviamo a vedere se riesco a modificarla un po'. Magari se sistemo io di qua. In realtà avevo sistemato tutte le cose dall'altra parte, quindi mi alzerò ogni 2 secondi per prendere. Ciao Giorgia. Mi alzerò ogni 2 secondi per prendere i libri che mi servono perché la luce di là faceva veramente schifo. E quindi mi sono messo di qua. Oh, così è molto meglio. Mentre bevo il mio caffè post pranzo. E cerco di ripigliarmi dal raffreddore che non mi abbandona. In questi periodi coronavirici è meglio non avere il raffreddore. Ma noi ce l'abbiamo lo stesso, perché che dobbiamo fare? Scusate, sto prendendo tutti i libri che mi sono spostato di postazione. Ok, questa sarà una live abbastanza complicata. C'erano dei ragazzi di prima che prima, scusate, gioco di parole. Mi hanno detto magari ci vediamo dopo, ma qui dovrò saltare un po' di palo in frasca. Come vedete, le fonti sono parecchie. E vabbè, cerchiamo di dargli un senso. Direi che siamo a 1 minuto e 50. Ciao Teo. Teo, non ti ho mai chiamato così, ma va bene. Scrivo come al solito nella chat. Ciao a tutti, ciao Felipe. Allora, ragazzi miei, quello che vorrei fare oggi è un percorso che ho pensato, Chiara, per le quinte. Quindi è particolarmente complesso. Ci sono dei passaggi ciao a tutti, Federica, Greta, tutti quelli che siete qua. Vedo una grande presenza di quinta L, grandi del linguistico, grande presenza. E, dicevo, ci saranno dei passaggi più sulla parte greca, vabbè, però diciamo che è un racconto delle origini, come tanti altri che io faccio a scuola. Diciamo che l'itinerario che vorrei con voi affrontare oggi, brevemente, è quello che riguarda questo complesso di concetti. O di evenienze del mondo, non chiamiamoli nemmeno concetti. Quello della violenza, quello della sacralità e quello della giustizia. Vorrei trattare con voi l'emergere della giustizia come istanza secolarizzata da un mondo in cui la giustizia era invece legata al sacro, e a sua volta vorrei legare il sacro al mondo della violenza. Ovviamente dovrà essere tutto fatto molto sinteticamente. E ci saranno molti buchi e ci saranno molte difficoltà di interpretazione. Come al solito le live funzionano così. Scrivetemi pure nella barra qui a fianco quello che pensate rispetto a eventuali domande, commenti, cose da chiarire al volo, mentre inquadro il paperino scalatore un po' meglio. E invece chi recupera la live dopo, visto che rimarrà sul canale di YouTube, mi può mettere i commenti qua sotto e io gli posso rispondere, oppure nelle classroom, visto che adesso la posterò anche nelle classroom, dico in questo periodo così particolare, coronavirico di didattica a distanza. Allora, primissima cosa da dire, l'esistenza umana fin dalle origini è fatta di cose che possiamo controllare e di cose che non possiamo controllare, di cose che stanno nelle nostre mani e di cose che non stanno nelle nostre mani. Diciamo che questa espressione di stare nelle mani o di non stare nelle mani è molto importante per il nostro discorso. In greco si dice che alcune cose sono en kersi, letteralmente nelle mani, keiro è mano. Come chiropratico per dire. En kersi vuol dire che qualcosa è nelle nostre mani, altre cose non sono nelle nostre mani. Ecco, per esempio, la vita e la morte non sono nelle nostre mani. Uno dei più grandi filosofi dell'antichità, che si chiama Epitteto, che è vissuto a Roma, era uno schiavo
di grande livello, non uno schiavo manuale nei campi, era uno schiavo di casa, era uno schiavo che faceva un lavoro intellettuale, ma il suo padrone era comunque titolare della sua vita. Epitteto è uno dei più grandi autori di testi riguardanti la libertà. Epitteto, nel suo testo riguardante la libertà, parla di ciò, delle azioni che noi abbiamo nelle nostre mani, enkersi, appunto, e delle cose che non sono nelle nostre mani, le cose che abbiamo a portata di mano e le cose che non abbiamo a portata di mano. La vita e la morte non sono a portata di mano. È interessante, riflettere su questo. In un momento di contagio diffuso come quello attuale, così leghiamo anche all'attualità il discorso, noi ci rendiamo conto di quanto la nostra vita in realtà non sia nelle nostre mani, per quanta tecnica noi possiamo avere, per quante capacità tecnologiche possiamo manifestare, non tutto della nostra vita è nelle nostre mani. Quale uomo, per quanti sforzi faccia, per quanta intelligenza abbia, può aggiungere un'ora sola alla sua esistenza, dice Gesù nei Vangeli. Ed è interessante, c'è un aspetto della vita che supera la nostra capacità tecnica concettuale, supera la nostra tecnica. E questo aspetto è qualcosa che ci oltrepassa, ed è quello che noi chiamiamo appunto di solito sacro. Il sacro è ciò che supera la capacità di presa concettuale. Si identifica una dimensione dell'esperienza di vita, appunto il sacro, che è contrapposto al profano, a ciò che è di tutti i giorni. E quindi vedete, c'è un aspetto della vita che ci è indisponibile e soprattutto si manifesta secondo due grandi modalità: lo stupore, la vita che nasce, è stupore positivo, l'arcobaleno, il superamento della tempesta, o con terrore, il fulmine che spacca in maniera devastante il bosco, caffè corretto, no, non scherzo, antivirus, il mare in tempesta e noi siamo in una piccolissima barchetta, ciao a tutti quelli che stanno entrando nel frattempo, ci superano. Ci sono delle cose che ci oltrepassano e ci fanno sentire piccoli. Tutte queste cose sono delle minacce a un ordine costituito per cui la nostra vita può piombare nell'indifferenza originaria. Diciamo così, la diade di cui stiamo parlando è questa: caos e cosmos, ok? Andrebbero scritte con altri caratteri, ma va bene per capirci. Caos e ordine. La vita è caotica, gli uomini provano a metterci ordine, ma per quanto ordine mettano, alcune istanze sono mortifere e la morte è il ritorno nell'indifferenza. Diciamo che le cose che noi viviamo nel mondo hanno una loro ordinazione, una loro cosmetica, che è il tentativo difficile dell'uomo di non ripiombare nel caos indifferenziato. Ne abbiamo tantissime manifestazioni. Il sacro è l'emergenza, da un lato meravigliosa, ma dall'altro lato anche spaventosa, di questo magma da cui noi proveniamo e a cui possiamo tornare. Pensate al mondo che per opera di Dio, in Genesi, per esempio, viene ordinato, Dio parla, è il Logos di Dio, porta le cose ad una loro costruzione sensata, e pensate invece al diluvio universale che fa il contrario, cioè porta tutto nel liquido, no? Liquefa tutto, e la liquefazione è la perdita della forma. Sapete che il liquido, come in questo caffè, prende la forma del contenitore, è informe. Tutto tende a tornare all'informe. Allora, vedete, questa cosa è quella che noi chiamiamo violenza. È violenza il ritorno all'informe, ma questa violenza del ritorno all'informe è semplicemente il riequilibrio di ciò che dalle acque è uscito e ha preso una forma, perché l'ha presa senza che fosse sua per sempre. Nessuna delle cose che hanno forma è per sempre. Anzi, potremmo dire che se esiste un principio, il principio è l'eterno, infinito susseguirsi di cose che hanno una forma soltanto temporaneamente. Se vi fa suonare le orecchie, vi leggo una frase, poi vi dico di chi è e vi renderete conto di quanto è vero rispetto a tutto quello che abbiamo detto finora. Vi leggo prima il frammento, poi voi in coro, che non sento, mi direte chi è.
Costui, dice una persona di questo che stiamo leggendo, dice: il principio, secondo lui, delle cose che sono è l'indefinito. L'infinito e l'indefinito. E i fattori da cui arriva la nascita per le cose che sono, sono anche gli stessi fattori in cui si risolve la loro estinzione, secondo quello che essi devono, perché pagano l'una all'altra esse la giusta pena e la giusta ammenda della loro ingiustizia, secondo la disposizione del tempo. Cioè, sostanzialmente dice: guardate, il principio di tutte le cose è l'indefinito, lo parafraso, apeiron, dice, il senza confini. E poi dice: quella stessa cosa da cui le cose esistenti traggono l'origine, da quella stessa cosa da cui traggono l'origine è quella che le farà distruggere. Vedete, noi arriviamo dalle acque e torniamo dalle acque dell'indefinito, del mescolato, del caotico. Perché? Perché esistere comporta una violazione alla, alla giustizia. Qui incontriamo per la prima volta nel nostro discorso il termine giustizia, kata diken, secondo giustizia. E bisogna fare giustizia. Nel momento in cui si esce dall'indeterminato, si occupa un posto che non è per te o non è solo per te. Le cose si fanno giustizia le une alle altre, secondo il tempo. Cioè, c'è un tempo per ogni cosa, potremmo dire. Se noi andiamo a vedere il discorso del Coelet nell'Antico Testamento, nel Coelet si dice a un certo punto: c'è un tempo per ogni cosa, c'è un tempo per nascere, c'è un tempo per morire, c'è un tempo per piantare le piante, un tempo per sradicarle, c'è un tempo per essere in pace, un tempo per promuovere, c'è un tempo per ogni cosa nella vita. Ora, il frammento che avete appena visto, che io ho preso dalla Dur dei presocratici, voilà, era ovviamente di Anassimandro. Anassimandro parlava dell'apeiron come dell'archè di tutte le cose. Ora, esiste un indefinito che è madre di tutte le cose, o padre di tutte le cose. Noi da lì veniamo cercando un ordine, ma questo ordine è già da sempre un'imposizione di violenza, perché è un'imposizione di senso, mentre le cose sono in un flusso continuo e magmatico, prima ancora di avere un loro senso. Allora, se noi la leggiamo in questo modo, ovviamente molto discutibile, per carità, possiamo legarlo abbastanza a quello che dicono, a quello che dice un altro importante filosofo dell'antichità, che dice così: immortali i mortali e mortali gli immortali, viventi la morte di quelli e della vita di quegli altri morti. Io vivo della morte di chi è stato prima di me e morirò per la vita di chi sarà dopo di me. Ogni volta che qualcosa emerge nella vita, è il dissidio di qualcos'altro che è morto che gli farà fare spazio nella vita. È il suo, ecco, visto che abbiamo la quinta L qui, è il suo Sitz in Leben, è il suo posto nella vita, è il suo seggio nella vita che deve prendere lo spazio di qualcun altro, perché noi siamo gettati nel mondo della vita occupando uno spazio che prima di altri era. E quindi potremmo dire che madre di ogni cosa, in questo senso, è l'occupare uno spazio che è stato prima di altri. E quindi, vedete, ogni volta che noi prendiamo posto nella vita, lo stiamo per forza sottraendo a qualcun altro. E stavo cercando il brano che mi interessava e non lo trovo. E ovviamente quando siamo qua in live non trovo il pezzo che mi serviva. Ma ve lo trovo subito. Eccolo qua. Polemos panton men pater esti, panton de Basileus, kai tus men Zeus ed exe tus de Anthropus, tus men Dulus e poiese tus de Eleuzereus. Conflitto, polemos, la guerra, è di tutte le cose padre, di tutte e re, e gli uni dei li dimostrò, gli altri uomini, gli uni schiavi li fece, gli altri liberi. Vedete? La paternità divina, ho letto in greco malissimo, ma comunque la paternità divina è data a polemos, cioè al conflitto, perché tutte le cose non possono esistere insieme, deve esserci un ordine, ogni volta che c'è un ordine qualcuno è escluso da quell'ordine.
viene fatto ripiombare nel caos originario. Quindi vedete, la violenza è l'imposizione di un senso, perché ciò che rimane dentro il senso si è incasellato in qualcosa che è giusto, il resto che è fuori ripiomba nel caos originario, magari in quanto minaccia. Lo vedremo. Questo è il ritaglio del sacro, ciò che deve essere, diciamo, gli deve essere attribuita la dinamica caotica originaria, superumana, disumana, volendo, in maniera tale che quell'istanza venga portata via dalla città, venga portata via dalla congerie sociale. Questo, per esempio, è già il sacrificio. È già il sacrificio del capro espiatorio, per esempio. È già il sacrificio per cui, se esiste la peste, qualcuno deve essere depositario della peste e deve essere mandato via. Se il coronavirus fosse arrivato in una società antica, noi avremmo preso qualcuno e avremmo detto: tu sei il male che fa imperversare questa peste nella nostra società, tu ora prendi e vai. Ma l'istanza di una colpa legata al contagio, se ci pensate, la viviamo anche noi in questi giorni. Quanta corsa c'è stata, quanta violenza c'è stata rispetto alle persone che potevano essere le colpevoli, le untrici. Noi possiamo dire che è un gesto ignorante, possiamo dire che è un gesto ingiusto, ma dobbiamo capire che è un gesto che ha le sue radici nella più antica profondità dell'essere umano, cercare un colpevole in qualcosa che rischia di distruggere la nostra sicurezza, perché viola la vita in direzione della morte. È così da sempre. Il caos è l'indifferenza che mina la strutturazione differenziata della società. In effetti, se ci pensate, i grandi mali sono indifferenti. Pensate all'indifferenza della peste, pensate all'indifferenza del coronavirus. Puoi essere ricco o povero, puoi essere straniero o italiano, puoi essere di una certa etnia piuttosto che di un'altra, simpatico o meno, puoi essere uno youtuber di successo o un alunno che non sa che cosa fare il pomeriggio perché la scuola è chiusa, puoi essere quello che vuoi, ma in ogni caso, davanti a questo genere di manifestazione della superficie sacra della vita, sei al pari di tutti gli altri. Vedete? Si ripiomba nell'indifferenza. Allora, la morte, lo spargimento di sangue, fa tornare in questa indifferenza che è legata alla violenza. Gli uomini quindi cercano di mettere un limite. Si tratta di mettere un limite alla violenza. Il mettere un limite alla violenza di solito si ha con lo strumento della vendetta. Cioè, se tu hai ucciso qualcuno, hai versato il sangue. Quindi tu, che sei un essere limitato, hai preso qualcosa che è illimitato, perché il sangue passa di generazione in generazione. Il sangue chiama sangue. E allora, se tu hai compiuto questo gesto, hai commesso uno squilibrio, perché non era tuo il sangue. Pensate agli ebrei che mangiano la carne, ma la devono dissanguare lungamente, perché il sangue è di Dio, perché nel sangue c'è la vita. Allora, se tu hai ucciso qualcuno, tu devi pagarne il fio, perché in tutte le società antiche, pensiamo a quelle proprio arcaiche, diciamo pure così, non voglio dire i primitivi, che è un concetto antropologicamente assurdo, ma diciamo in una popolazione non grandemente strutturata socialmente, il rapporto con la natura è un rapporto di prestito e di convivenza. Se io tolgo il respiro a questo animale, dovrò in cambio fare qualcosa. Dovrò trovare una vittima vicaria, teoricamente dovrei morire io stesso, allora farò un sacrificio vicario, farò in maniera tale che lo spirito sia compensato in qualche modo. Il sacrificio è la compensazione del sangue versato. Per esempio, io uccido, ma il sangue lo do allo spirito della terra, lo butto per la terra, oppure brucio perché il fumo salga in alto nei cieli, da cui arriva l'acqua, da cui arriva la vita e la morte. Cioè, in qualche maniera cerco di rimettere in circolo quella vita che io ho sterminato, perché così sono contaminato dalla violenza. Il sangue contamina. Il sangue, che è la vita, contamina. Il sangue mestruale contamina, per esempio. Il sangue delle mestruazioni è il sangue della vita, e il sangue della vita contamina. Per quello che in tante società le donne che sono sottoposte a mestruazione, sottoposte insomma, che vivono il periodo della mestruazione, che gli inglesi chiamano proprio così, periodo, devono essere messe in una parte isolata, perché sono sacre.
Allora, come vedete, c'è qualcosa di strano, il sacro, il violento, il contaminato, il pericoloso, sono molto connessi. Ciò che è sacro è violento e ciò che è violento è pericoloso. Allora, io devo porre dei limiti. Pensate un po', il sacro è nell'esistenza delle persone. Le persone da sempre hanno costruito dei grossi costrutti culturali, delle grandi recite culturali, che si chiamano religioni, appunto, per gestire la potenzialità del sacro. Perché le potenzialità del sacro sono enormi. Allora, vedete, prendiamo la prima istituzione che abbiamo detto, la vendetta. Io ho sparso il sangue, tu spargerai sangue. Questa cosa si chiama retribuzione. Tu hai ucciso mio fratello, io ora ucciderò tuo fratello. La vendetta. Ora, alcuni sistemi giuridici incorporano chiaramente dentro di sé il principio retributivo. Pensate al codice ammurabico. Se tu, cittadino di Ninive, che ne so, di Babilonia, hai tagliato un piede a un altro cittadino di Babilonia, ti sarà tagliato un piede. Vedete la retribuzione? Ora, paragrafo interessante. La retribuzione esiste tra pari. Per esempio, anche soltanto nel codice di Hammurabi, se tu eri un cittadino straniero, non godevi degli stessi diritti, perché non godevi dello stesso status. Vedete la differenziazione? La differenziazione è quella che fa appunto il sistema. Noi cittadini di Assur, di Ninive, di Babilonia, abbiamo la stessa caratteristica perché abbiamo lo stesso sangue, quindi va retribuito in maniera opportuna. Se io uccido uno straniero, devo fare un'ammenda, ok? Perché la dignità non è la stessa. Vedete, è un'operazione cosmetica, prima ancora che essere un principio di giustizia morale, che non esiste ancora, siamo troppo anacronistici se pensiamo a qualcosa del genere, è un principio cosmopoietico di costruzione dell'ordine del mondo. Se io ho ucciso una della città, ho ucciso un mio pari, lui è ontologicamente pari a me. Ora, devo fare un gesto che sia paritetico. Se ho ucciso uno straniero, lo straniero non è pari a me. Perché non appartiene alla mia città, non appartiene al mio sangue, quindi io non devo compiere un gesto pari, dovrò compiere un altro gesto, per esempio quello di una ammenda simbolica, di un pagamento monetario, ma non è la stessa cosa. Vedete, il principio ontologico, non so come dire, è il criterio di partenza per stabilire la norma giuridica. Già da adesso, vedete, il sacrificio impone un gesto rituale che diventa norma di diritto. Dal sacrificio si passa così alla norma del diritto. In fondo il diritto ha da sempre e per sempre anche un suo aspetto retributivo. Ora, noi potremmo dire che la pena negli stati moderni è non retributiva, ma semmai educativa, per il miglioramento della società, per il fatto che possa redimersi il colpevole. Ma la realtà è che noi abbiamo sempre anche un aspetto retributivo. Hai compiuto un gesto che va recuperato tramite la pena. In alcuni stati vige ancora la pena di morte. La pena di morte è chiaramente non rieducativa. Non è una pena rieducativa la pena di morte, a meno che non pensiamo alla salvezza dell'anima, che in quel momento, tipo martire, la persona che verrà condannata a morte compirà nell'aldilà. Ecco, allora, prendiamo alcuni appunti, se fin qua vi va tutto bene, mi raccomando scrivetemi nella chat qua di fianco, nel caso non si capisca. Dalla violenza al sacro, di René Girard. Penso che capiate che il complesso è questo, siccome la violenza è qualcosa che rende gli uomini molto preoccupati della propria sopravvivenza, allora ci deve essere una gestione comune della violenza. Noi stiamo vedendo questo perché se la violenza comporta una gestione di questa stessa in vista del sacro, e se poi questo sacro si secolarizzerà e diventerà semplicemente il giusto, allora noi avremo fatto un percorso sensato che porta verso un'ipotetica modernità, o quello che noi vediamo nelle nostre società contemporanee. Mi sembra interessante dire questo, che il sacro, visto come affascinante, positivo o tremendo, o per dirla in latino, fascinans et tremendum, sono le due categorie che un grande studioso del sacro, che si chiama Rudolf Otto, R.Otto, ha messo come strumenti interpretativi di base di una sua grande opera che si chiama Das Heilige, il sacro, ormai un po' datata, ma comunque interessante.
messa in dubbio da alcuni studiosi più contemporanei, perché questa idea del sacro come qualcosa di tremendo che ti fa temere per la tua vita è forse molto unilaterale, però tenete conto che Otto parlava anche del fascino positivo, luminoso, pacificante. Diciamo così però, di sicuro la vendetta, come quindi compensazione del sangue, è qualcosa che è rimasto nel diritto positivo costituito, e lo dice anche, e anche nel sacrificio poi. Il sacrificio è come una specie di metaforizzazione simbolica. Guardate cosa dice René Girard in un paragrafo che si chiama Il sacrificio. Leggo saltando qua e là le mie sottolineature. Funzione del sacrificio è quella di placare le violenze intestine, di impedire lo scoppio dei conflitti. Perché vedete, se io ho ucciso una persona della tua famiglia e tu me ne uccidi una della mia e io ne uccido una della tua e tu ne uccidi una della mia, allora vedete che il sangue chiama sangue, che chiama sangue, che chiama sangue. È necessario che a un certo punto ci sia un'istanza superiore che plachi, interrompa. Pensate se noi due ci stiamo tirando degli schiaffi, io e l'ipotetico tu che mi guardi, ci stiamo tirando degli schiaffi perché siamo arrabbiati l'uno con l'altro e a un certo punto cade un meteorite vicino a noi, esplode tutto quanto e noi siamo invasi da fuoco che ci sta per bruciare, allora ci guardiamo in faccia e scappiamo. Mi sembra evidente che il nostro litigio passa in secondo piano. Perché? Perché la violenza di quello schiaffo è molto più grande degli schiaffi che ci stiamo tirando. Perché, come dice Gaber, gli schiaffi di Dio appiccicano al muro tutti. E se noi abbiamo una contesa tra di noi e scoppia la peste, forse siamo più preoccupati della peste che non degli schiaffi che ci stiamo tirando. Ecco, ci vuole un'istanza superumana che... non so come dire, metta fine alle contese private. Vedete che la dimensione del pubblico, del politico, è necessaria perché quella cosa che rimane per sempre privata invece diventi patrimonio comune, perché nessuno possa sentirsi in guerra intestina. Prima ancora della giustizia, che da qui arriverà, lo è il sacrificio, perché il sacrificio è rito e quindi costitutivo di identità sociale, di identità comune. Società come le nostre non hanno riti propriamente sacrificali, riescono benissimo a farne a meno. La violenza intestina certo non manca, ma non si scatena mai al punto da compromettere l'esistenza della società, perché noi abbiamo poi un codice di giustizia che supera questa dinamica sacrificale. Sì, Bea, di, cioè scrivilo quello che vuoi dire, perché non abbiamo la funzione vocale qua, poi farò una live classe per classe. Tu scrivilo qua di fianco, io intanto vado avanti a leggere qua. Perché la vendetta del sangue, ovunque essa imperversa, costituisce un'insopportabile minaccia? La sola vendetta soddisfacente di fronte al sangue versato sta nel versare il sangue del criminale. Vedete la retribuzione, la logica è chiara. Tu hai versato sangue, io verso il tuo sangue. Il tuo sangue è il compenso del sangue che tu hai versato. Siccome l'hai versato, ora io verso il tuo. Non c'è differenza netta tra l'atto punito dalla vendetta e la vendetta stessa. Vedete qual è il problema? La reductio ad infinito. La vendetta costituisce dunque un processo infinito, interminabile. Il moltiplicarsi delle rappresaglie, la vendetta di questo tipo si può chiamare anche rappresaglia, è anche il motivo della faida, se qualcuno di voi ha studiato questo tema. La faida è il continuo spargere il sangue di chi è colpevole. Tu scrivi, Bea, cosa ti viene in mente? Il moltiplicarsi delle rappresaglie mette in gioco l'esistenza stessa della società, ecco perché la vendetta è dunque ovunque l'oggetto del più rigoroso divieto. La vendetta è considerata divieto nella maggior parte delle società che noi conosciamo, ed è interessante questo. Allora, vado avanti poi tra poco. L'opzononzion dei greci, sì, lo sappiamo che non hai i caratteri, non ti preoccupare, è l'invidia da parte degli dèi. No, non ne ho ancora parlato e non avevo in mente di parlarne. Diciamo vagamente che gli esseri umani considerano molto spesso gli dèi come invidiosi, saluto quelli del classico che spuntano fuori. Allora, gli antichi greci, come molti altri popoli, vedevano gli dèi invidiosi della loro vita. E questo ha due grandi fonti.
diciamo così, da un lato è la consapevolezza del fatto che la vita umana è un dramma, è un correre, e questo gli dèi non lo conoscono. C'è una sorta di, non so come dire, relegazione nell'identico della divinità, e la divinità non conosce la vita degli uomini, che è pericolosa, ma è anche una corsa, è una corsa nel divenire, mentre invece la pura essenza non conosce questa corsa del divenire. Dall'altro lato c'è anche un problema di eziologia metastorica, cioè io devo cercare da Itia la causa del nostro soffrire, e l'istanza dell'invidia degli dèi è un'istanza interessante, perché l'invidia degli dèi è un buon motivo per stabilire il problema che l'essere umano ha nel mantenersi in una condizione di agio. Vedremo per esempio che una delle prime caratteristiche della giustizia, che possiamo chiamare così, temis, è sostanzialmente l'ordine cosmico voluto dalla divinità. E quando gli uomini, all'interno di questo ordine cosmico voluto dalla divinità, hanno un ruolo di sacrificio, non nel senso sociale che dicevo prima, ma nel senso che dovranno vivere qualcosa di patologico, qualcosa di sofferenza, allora la loro sofferenza è voluta dalla giustizia semplicemente perché l'ordine divino lo prevede, e diventa quella cosa che i greci chiamavano nemesis, quando si dice andare incontro alla propria nemesi. A volte il destino, lo possiamo anche chiamare così, il destino impone agli uomini una certa sofferenza. E come sapete, per i mortali la vita è sofferenza, per i greci, perché è fragilità. E perché è fragilità? Perché gli dèi impongono agli uomini grandi sofferenze, grandi pesantezze, mentre loro vivono nel mondo dell'ambrosia, appunto, della non morte. Sì, da questo punto di vista è interessante, perché ci dice qualcosa, cioè di un sacro che è possessore della vita e può attribuire alla vita ordinata degli esseri umani anche, imporre anche un ordine che è nekans, cioè mortale per l'uomo stesso, perché fa parte della sua identità di essere umano. È interessante questo aspetto che voi dite. Non è l'essere umano che invidia il Dio, questo è chiaro, ma a volte è come la sensazione del Dio che invidia la vita degli esseri umani e comporta per questo peso, sofferenza, fatica. È quello che l'essere umano non può reputare come ingiustizia, perché sarebbe asebeia, no, in questo caso, quindi deve patirlo. Asebeia vorrebbe dire empietà, assenza di pietà nei confronti degli dèi, ma gli dèi non sono pietosi, gli dèi sono garanti dell'ordine, è una regalità quasi cieca. In effetti voi sapete che chi filava, tesseva e tagliava il destino degli esseri umani era cieco, e come diciamo sempre noi, la fortuna è una dea bendata, non guarda in faccia nessuno. Questo è un po' come quando noi diciamo, cacchio, ma non guarda in faccia nessuno il destino. L'opzionazione è molto simile, non guardare in faccia nessuno. Ma torniamo a noi, la vendetta, poi se volete fare altri commenti proseguite pure, perché mi sembra interessante. Vedete, noi abbiamo dovuto costruire una compagine sociale specifica, un ruolo sociale specifico che gestisse il sacro. E allora da questo punto di vista c'era il sacerdote, che quindi può manipolare il sacro senza venirne ucciso. Ricordatevi, il sacro è ciò che supera l'essere umano, quindi è a contatto con la vita e la morte, il mistero, ciò che non può essere toccato, l'intoccabile. Ecco il concetto di tabù, ciò che non si può toccare, ciò che non si può nominare, ciò che va tenuto lontano, ciò che contamina. D'altro canto, quando si è secolarizzato il processo, è l'autorità giudiziaria ad avere questa caratteristica, perché le decisioni dell'autorità giudiziaria sono prese senza che ci sia un autore preciso. Sì, è vero, noi diciamo che il giudice ha posto la sentenza, ma le leggi a cui si rifà quel giudice non sono delle leggi personali, anzi delle leggi ad personam violerebbero il diritto, è impersonale. Le decisioni, dice Girard, dell'autorità giudiziaria si impongono sempre come l'ultima parola della vendetta.
tu hai compiuto degli omicidi, lo Stato ti condanna. Ora tu a chi ti vendichi? Di chi ti vendichi? Dello Stato? Lo Stato sono tutti. Tutti siamo colpevoli. Se oggi qualcuno è stato condannato nel nostro paese a fare degli anni di prigione, io l'ho condannato. Io, Samuele Benelle, che sono parte dello Stato italiano. Quindi, teoricamente, uno dovrebbe venire a prendersela con me. E con te, e con te, e con tutti. Vedete, c'è una sperequazione enorme. Perché io posso fare una guerra contro di te, ma non posso fare una guerra contro tutta la polis. Se no, se io uccido una persona della polis, sono nemico di tutta la polis, capite? Questo è il concetto. C'è un'autorità per cui la vendetta diventa impossibile, perché un attacco a quella persona è un attacco a tutta la compagine di cui fa parte. È come se la solidarietà fra clan, che c'era inizialmente, diventa solidarietà con tutta la polis. Perché, vedete, nel sistema penale, dice Girard, non c'è alcun principio di giustizia che differisca realmente dal principio di vendetta. Scusate, ma con raffreddore faccio veramente fatica. È il medesimo principio ad agire nei due casi, quello della reciprocità violenta, ovvero della retribuzione. O tale principio è giusto e la giustizia è già presente nella vendetta, oppure non c'è giustizia in nessun caso. Guardate l'argomentazione stringente di Girard. O noi diciamo che la retribuzione è giusta, e allora è giusta anche la vendetta, oppure non c'è giustizia nemmeno nel diritto. Tosto, eh? Vuol dire che la vendetta aveva una sua logica, magari diversa da quella che noi contempliamo oggi. Non c'è differenza di principio tra vendetta privata e vendetta pubblica, ma vi è un'enorme differenza dal punto di vista sociale. La vendetta non è più vendicata, il processo è finito, il pericolo di escalation è scongiurato. Vedete, il ritorno al caos è scongiurato, perché io metto un limite. È il ritorno all'infinito che viene scongiurato. È l'apeiron che viene scongiurato. Se vogliamo dirlo con termini Anassimandrei, è come se il diritto, il sacrificio prima e il diritto poi, la giustizia o la violenza del sacrificio fossero un limite posto all'apeiron. Sarebbe un peras messo davanti all'apeiron. Apeiron, per chi non è grecista, è senza confine, è l'indefinito di cui parla Anassimandro e che abbiamo letto prima. Alla polemos, madre di tutte le cose, alla grande madre, a quell'oscuro ventre della grande madre, io devo mettere un limite, perché sennò partorirà violenza su violenza. Il gruppo di parentela, prima che arrivasse la giustizia del diritto, era lei a detenere il potere giudiziario, e questo gruppo, il clan, in un sistema che era pre-polis, diciamo così, un gruppo affronta gli altri gruppi nel modo in cui uno Stato sovrano affronta tutti gli altri. Cioè era il legame di sangue in precedenza che fondava la polis. Quindi è come se la polis fosse, la dimensione politica, fosse il congiungimento tra persone che non hanno diretti legami di sangue, ma devono poter vivere insieme lo stesso. Quindi è come se si sostituisse la dimensione sacra dell'antenato comune, dell'animale totemico, del sangue che abbiamo insieme, viene sostituito con qualcosa di diverso, che è procedurale. Allora, che cosa è interessante? Se si passa dal sacrificio al diritto, se si passa dal sacrificio al diritto, noi abbiamo bisogno di ricondurre all'origine la dimensione sacra che stiamo prendendo in mano tecnicamente, perché la tecnica non basta. Vi ricordate, abbiamo detto che la tecnica non è sufficiente a far stare le persone in pace tra di loro, perché qualcosa della nostra vita supera la tecnica. E allora noi vediamo che c'è tutto un tentativo di restaurazione mitica di quel sacro, mettendolo nel diritto, che abbiamo perso quando abbiamo abbandonato il sacrificio per arrivare al diritto positivo. Diciamo così, guardate un po' un altro passo da Girard, un poco più avanti. Il religioso mira sempre a placare la violenza, a impedirle di scatenarsi. I comportamenti religiosi e morali mirano alla non violenza in modo immediato, nella vita quotidiana, e frequentemente in modo mediato nella vita rituale,
per il tramite paradossale della violenza. Cioè, vedete, il sacrificio mette in scena la violenza perché quella violenza non accada realmente. È un sostituto mediato, simbolico, perché la violenza non accada. Guardate il sacrificio sospeso di Abramo. Il sacrificio sospeso di Abramo è molto interessante. Il sacrificio umano viene sostituito da un sacrificio simbolico. Il figlio diventa l'agnello. Non sarà il figlio a morire, ma sarà l'agnello a morire per il figlio. C'è un sostituto simbolico. Poi va bene, la visione cristiana lavora su questo metaforicamente, allora è meglio che uno muoia piuttosto che tutto e l'agnello di Dio diventerà Gesù, eccetera, eccetera. Ma rimaniamo nel contesto dell'Antico Testamento. Abramo sta per sacrificare il figlio viene sostituito dall'agnello. Vedete? Il sangue dell'agnello versato diventa il sangue del figlio. Ecco, e così via, il capro espiatorio anche, tutti i peccati della città vengono assommati nel capro, il capro viene mandato nel deserto perché lui muoia per i peccati della città. Il tramite paradossale della violenza simbolica espia, vedete la catarsi, espia la pena che realmente è stata compiuta dagli uomini. Quindi c'è un sostituto metaforico, potremmo dire così. Devo correre un po' perché qua il tempo avanza. Noi cominciamo a intravedere così per il sacrificio, che è violenza paradossale, tentativo di giustizia, scusate, salutavo la mia ragazza che è entrata dalla porta. Cominciamo a intravedere perché il fatto del sacrificio appaia allo stesso tempo un'azione colpevole e un'azione santissima, una violenza illegittima e una violenza legittima. C'è una grande contraddizione, noi vedremo tra un po'. Antigone e Creonte, entrambi sono dalla parte della giustizia e del sacro, eppure sono in contrasto tra di loro, perché le loro azioni sono l'uno per l'altro violente e meritevoli di giustizia, nel senso di morte, nel senso di pena, nel senso di colpevolezza. Perché la violenza è legittima in quanto significato e sempre illegittima come gesto. Quindi pensate al sacerdote che ha in mano il sacro legato alla violenza e quindi è nello stesso tempo contaminato e quindi contaminante, però anche santo, quindi intoccabile. Pensate a Caino che uccide Abele, il primo omicidio della storia, e Dio mette il suo sigillo su Caino e dice nessuno tocchi Caino, perché Caino ha sparso il sangue. Quindi avendo sparso il sangue è colpevole, ma nello stesso tempo è anche nelle mani di Dio. Solo Dio può relazionarsi con lui, perché quel gesto ha impossessato qualcosa che è di proprietà di Dio, cioè la vita e la morte. Il religioso primitivo, dice Girard, addomestica la violenza, la regola, la ordina, la incanala allo scopo di usarla contro ogni forma di violenza propriamente intollerabile, e questo in una generale atmosfera di non violenza e di acquietamento. Definisce una strana combinazione di violenza e di non violenza. Allora si può dire lo stesso, dice Girard, del sistema giudiziario. Il sacrificio è uno strano mix di violento e non violento, e la stessa cosa si può dire del sistema giudiziario. Tutti i mezzi, mai messi in atto dagli uomini per proteggersi dalla vendetta interminabile, dalla rappresaglia, potrebbero ben essere apparentati. Si possono raggruppare in tre categorie. 1. I mezzi preventivi, riconducibili tutti a deviazioni sacrificali dello spirito di vendetta. Compie un sacrificio perché la vendetta non accada, perché il sangue non si sparga nella città. Preventivo. Faccio un'opera preventiva. 2. Gli accomodamenti e gli impedimenti alla vendetta, come le composizioni, i duelli giudiziari, eccetera, la cui azione curativa è ancora precaria. Stabilisco per norma comune che si faccia una soluzione violenta della cosa, vedete che è una via di mezzo. Oppure 3. Il sistema giudiziario, la cui efficacia curativa è senza pari. Sì. Tratta di preservare la sicurezza del gruppo tagliando corto alla vendetta. In ogni caso, il sacrificio che porta poi al giusto è un tagliare corto alla vendetta. Pensate al finale dell'Orestea, quando Oreste, che è colpevole della morte
dei genitori sostanzialmente, sì, insomma, in realtà della madre e del suo amante, è inseguito dagli spiriti vendicativi che noi spiritualizziamo, no, più che altro psicologizziamo, diciamo il senso di colpa, va bene, lettura molto moderna, in realtà sono le rinni comunque, sono lo spirito del sangue versato, inseguono, però guardate un po', lo spirito del sangue versato è chiaramente duplice, perché da un lato sono Erinni, ma dall'altro lato nel finale dell'Europa sono, dell'opera sono Eumenidi, cioè portatrici di benevolenza, quelle stesse che erano capaci di fare male, di inseguire come se fossero i dissennatori in Harry Potter, togliendoti la vita e il sonno, sono le stesse che in realtà possono darti il bene, possono beneficarti, possono essere benefiche, come il sangue versato, che è nello stesso tempo la morte, ma se bagna il campo, irriga il campo, porta fertilità, come nel sacrificio. E se vi ricordate, nel finale dell'Orestea, si fa un vero e proprio esperimento giudiziario per cui gli dèi si seggono e devono decidere del destino di Oreste e pareggiano, anche in quel caso vedete l'equilibrio difficile, si decide alla fine con l'intervento di Atena di risparmiare la vita di Oreste ponendo una fine alla continua vendetta, al sangue chiama sangue, anche in quel caso noi potremmo dare che è la giustizia. L'Areopago infatti è lì che si svolge tutto questo, dove ci sarà il tribunale, dove ci sarà il consiglio, dove ci sarà la polis, dove ci sarà la legge, ma in realtà noi dobbiamo dire che è l'intervento divino, quindi vedete ancora una volta, è l'intervento della divinità che sancisce la fine della vendetta, istituendo la legge. Quindi vedete, il tribunale, la legge, la dica, la giustizia è un'istituzione divina, ancora una volta. Non è un progresso di civiltà, è la sanzione di un ritorno all'ordine, semmai, all'ordine stabilito dalla divinità. Ok, la cosa interessante è che sia nel sacrificio che nel diritto, almeno in questa fase, come vedete, sia il male sia il principio della salvezza sono oggettivi, non sono, com'è che si potrebbe dire, non sono psicologizzati o interiorizzati, sono ancora qualcosa di chiaramente visibile, perché vedete, l'intervento degli dèi non è la coscienza dell'uomo, è come se in questa fase dell'umanità l'io, la coscienza non fosse ancora emersa, non c'è ancora uno spazio disponibile per una vera e propria etica, non c'è un'istanza morale, c'è un rito ancora. Vedete, qui è interessante il passaggio dall'oggettivazione esterna dell'istanza, della giustizia, della violenza, del sacro, eccetera, alla sua interiorizzazione, è nello stesso tempo il passaggio dal rito alla motivazione interiore. In quasi tutte le religioni che noi, sì, forse ho detto male, si esteriorizzano. Per esempio, quando Aiace uccide le pecore pensando che fossero gli atridi, dice: ah, cosa ha fatto la mia mano? Vedete, c'è una scissione, è la mano che ha fatto questa cosa, è Ate che si è impossessata di me, non sono io che non sono stato a posto, ero incazzato e ho fatto questa cosa e ne porto la responsabilità morale. Non c'è responsabilità morale, c'è responsabilità sociale. Il tuo gesto è disordinato nei confronti della civiltà, e in effetti della polis o della tua stirpe, e in effetti è quello che si dice di solito quando noi diciamo che questa è una forma di, lo scrivo qua, di shame culture, cioè di una cultura governata dal concetto di vergogna. E in effetti questo ci fa ragionare. Noi possiamo, riguardo all'interiorizzazione della norma, fare il confronto evidente tra una lettura rituale, per esempio del mito di Edipo, o di una sua lettura psicologica. La lettura psicologica fa di Edipo il protagonista di un conflitto di colpa. Mi sento in colpa per la mia condizione, bla bla bla, per quello che ho fatto. Ho ucciso mio padre, o sono stato con mia madre, eccetera. Possiamo fare una lettura rituale di Edipo. Esiste la peste nella città, questa è mia lunedì quinta, almeno al classico l'hanno già sentita, c'è una peste nella città, è necessario stabilire un colpevole che sia disordinato. Vi ricordate l'indifferenziato?
che contamina le differenze della civiltà. Chi è più indifferenziato di uno che si è unito a sua madre ed è padre dei suoi fratelli? Guardate, è talmente un crash delle differenze che va a colpire perfino il tabù dell'incesto, è l'indifferenziazione più totale. E quindi è chiaro che Edipo è il destinatario, è il depositario di quell'indifferenza che si lega al sacro, alla vita e alla morte, a tutto quello che abbiamo detto prima. È contaminante, è pestifero, perché insinua nell'ordine sociale il disordine della confusione. Edipo è il confuso per eccellenza, è il confuso per eccellenza, perché la sua nascita, e anzi ancora di più i suoi gesti successivi, lo rendono minaccioso per la società. Vedete, noi possiamo farne invece anche una lettura psicologica, poi, l'istanza per cui io tendo a voler stare con la donna che mi ha partorito e a uccidere la figura paterna, eccetera. Ma vedete che qui il problema sociale viene interiorizzato. La pressione del noi sociale diventa qualcosa che sta dentro di me. Allora, se vogliamo dirla del tutto, questa cosa qui, questa interiorizzazione, porta a un'istanza che, se io ho il mio io cosciente, che prima non esisteva, lo pone al di sopra, quindi un super io. Quindi potremmo dire che c'è un conflitto tra il super io come interiorizzazione della norma sociale e l'io come sede della volontà individuale. Ok, vabbè, ma questo è molto più... insomma, ci vuole un lungo periodo per arrivare fin qui. Ecco, diciamo così, la nomopoiesi, se è solo tecnica, la costruzione di leggi, se è solo tecnica, non soddisfa l'essere umano, perché abbiamo detto che l'essere umano ha bisogno di riconoscere nella legge la volontà di Dio o una dimensione sacrale che lo supera. Quindi, per esempio, in Antigone noi abbiamo il confronto tra la dimensione positiva e la dimensione sacrale, ma in realtà ancora di più abbiamo lo scontro tra due dimensioni sacrali che si confrontano tra di loro. Ma poi arriviamo forse più avanti ad Antigone, è un po' lungo arrivare fin lì. Vorrei passare invece a dire appunto che la tecnica da sola non basta a garantire la convivenza tra gli esseri umani, e questo noi lo vediamo in un mito che ricorre moltissimo presso la cultura greca e che noi ritroviamo anche in due, in due in particolari ricorrenze in Platone, che è il mito di Prometeo. Lo troviamo nel Protagora e nelle Leggi in particolare. Io direi di fare così, se siete d'accordo, visto che sono 52 minuti, parlo brevemente di questo mito di Prometeo, dove il mio brevemente è sempre molto discutibile, e poi magari facciamo una seconda puntata, così come ho fatto per lo Zen, in maniera tale che poi ci dedichiamo più tranquillamente magari alle cose che sono rimaste un attimo fuori, come il discorso sull'Antigone e altre in vista della giustizia, così facciamo due puntatine. Allora, il mito di Protagora però lo introduco sicuramente. È interessante perché l'essere umano non esiste ancora quando le divinità sono già assise in trono e devono creare le creature mortali. Ci sono soltanto gli zeoi e non ci sono invece gli Znetos, gli esseri che sono mortali, quelli che vengono chiamati anche brotoi in altre circostanze in greco. Comunque sono quelli che possono morire. Ecco, gli esseri immortali vengono creati. E allora ad ognuno a tutti quanti vengono date delle caratteristiche. I titani a cui sono date il compito di assegnare le qualità agli esseri umani sono Prometeo ed Epimeteo, come sapete molto bene. Qual è il problema? Che Epimeteo dà a tutti gli esseri mortali delle caratteristiche, le unghie, i denti, la pelle forte, eccetera, eccetera. Ma all'essere umano, Prometeo si accorge dopo, non viene dato niente, quindi gli esseri umani sono le scimmie nude senza nessuna capacità di difendersi. A questo punto che cosa succede? Beh, lo sapete bene, Prometeo fugge, si introduce nella casa degli dei e ruba due cose molto importanti. Ruba la fiamma del fuoco di Efesto e ruba la capacità di tecne di Atena.
Quindi ruba due cose che sono importantissime, perché il fuoco porta alla capacità di civilizzazione, così come la capacità tecnica porta alla capacità di civilizzazione. Quindi gli esseri umani si, diciamo così, civilizzano, si civilizzano. Ma il fatto di incivilirsi, quindi di addomesticarsi, potremmo dire, è curioso, perché noi sappiamo che l'uomo è scimmia nuda perché si è addomesticato, mentre invece qui sembra che l'uomo era nudo e le tecniche sono arrivate dopo. Vedete che nell'eziologia metastorica abbiamo modificato l'ordine delle cose. Mi viene in mente che in una chat in cui ho partecipato, qualcuno chiedeva come mai gli esseri umani sono così deboli nei confronti degli altri esseri, e perché siamo addomesticati. Ricordo con grande stupore dei partecipanti a quella chat, che non capivano il concetto che l'uomo è un essere addomesticato. Noi abbiamo addomesticato i cani, abbiamo addomesticato i cavalli, le pecore, le mucche, abbiamo addomesticato innanzitutto noi. Noi ci siamo addomesticati per primi. Essendo appunto addomesticati, ecco, il concetto di casa è importante in greco, o oikia. Le tecnei ci permettono di vivere in casa, ma non ci permettono ancora di vivere in polis. Ci permettono di vivere in questa cosa interessante che si chiama sinoikia, cioè complesso di case, condominio. Ecco, noi possiamo vivere in condominio grazie alle tecniche. Le tecniche ci permettono di vivere in condominio, ma non ci danno la dimensione della polis, che, se volete il termine greco, ve lo scrivo qua di fianco, ma è abbastanza famoso, è la politiche. Non ci rendono capaci di vivere politicamente. Mai come oggi si vede quanto il fatto di vivere in grandi città complesse non vuol dire ancora avere un senso civico o politicamente orientato. Parlavo prima con una mia cara amica che mi diceva: è bello vedere paradossalmente che c'è voluto un virus, ma forse le persone stanno riscoprendo alcuni lati positivi, come la nostalgia del poter stare insieme, la riscoperta dei legami familiari, il fatto che le proprie azioni abbiano delle conseguenze nei confronti degli altri. È interessante vedere come c'è una possibile lettura politica positiva perfino di un evento difficile come questo, ovviamente al netto, è netto, pesante, di tutte le vittime, eccetera. Però il fatto di avere tecnica, di avere le tecniche, non ci permette, anche faccio le mani perché la tecnica sono le mani, no? Non ci permette ancora di poter vivere senza aggredirci, perché succede una cosa interessante. Come vengono date le tecniche agli uomini? Gli uomini cominciano a farsi violenza gli uni con gli altri. Quella è qualcosa che è stata rubata in maniera non dovuta. Ecco, verrà punito, come sapete, Prometeo per questo, verrà punito con un vero e proprio rimorso. Scusatemi un secondo. Scusate, ma c'era rumore fuori. Allora, dicevo, Prometeo dovrà sottostare a un rimorso notevole, l'aquila che gli, no, mangerà le viscere giorno dopo giorno, il rimorso vero e proprio. Ma come mai? Perché quelle tecnai in realtà non portano salvezza, portano morte. Cioè, nella visione di Platone, governare le tecniche non porta agli uomini di per sé salvezza, ma porta morte. Tant'è vero che non solo non riescono a difendersi dagli animali ferini, ma si fanno lotta tra di loro, e quella lotta è ancora peggio. Passi la sofferenza che patiamo per le altre bestie, ma il male che gli uomini si fanno da soli. Guardate la grande domanda di Platone, è la domanda di tutti. Cioè, noi possiamo capire che il virus ci faccia del male, perché il virus fa il suo lavoro, ma gli uomini, quando si fanno del male da soli, non è questa la cosa più scandalosa? Non è questa la cosa più difficile? Quando voi sentite che nell'esplosione del virus che ci sta contagiando in questi giorni, ci sono delle persone che andavano dagli anziani fingendosi persone del sistema sanitario che devono fare dei controlli e invece li derubavano, non vi viene la concezione che l'uomo è nemico a se stesso molto di più di quanto non possano esserle le bestie, che per loro natura ci aggrediscono per difesa o per conservazione di se stesse?
Ecco, il male che l'uomo si fa da solo lo rende molto più ferino delle bestie stesse, no? Altro che quello che diceva Hobbes, homo homini lupus, ma il concetto è un po' questo. Attenzione, perché qui è interessantissimo, perché nel contratto sociale di Platone, il contratto di sociale di Platone prevede che gli uomini da soli si facciano violenza estrema, altro che idealista Platone. Qua Platone è realista quasi quanto Hobbes, che ho appena citato, homo homini lupus. E allora il contratto prevede che l'uomo debba dare tutta la sua vita e la sua morte nelle mani di ciò che lo supera, del mostro. Vi ricordate il Leviatano? Ecco, è interessante quanto possiamo legare Hobbes a Platone qui. Lo so che nella tradizione della filosofia sono considerate gli antipodi e molto spesso vengono presentati così, ma nella lettura che stiamo facendo qui Platone è molto realista, perché dice, guardate, quello che può succedere è che gli uomini si sbranino tra di loro. Quindi siamo nel momento della vendetta. Bea dice che non ho capito, ma cosa non hai capito? Magari provo a ridire questo pezzo. Diciamo così, che gli uomini hanno le tecniche lo rendono più pericoloso, più capace di vivere nelle case, ma nelle case lui non è amico del vicino di casa, è nemico del vicino di casa. Quindi, al limite, magari starà bene con i suoi familiari, ma tenderà a fare lotta ai suoi vicini stessi. E quindi, praticamente, invece di diminuire la violenza, la aumenta. Cioè, se io do a una popolazione divisa in tanti clan delle armi tecnologicamente avanzate, non è che questi diventano migliori, no, cioè si ammazzano peggio di prima. Cioè, la tecnica di per sé da sola non rende l'uomo capace di fare un miglioramento, anzi, lo rende ancora peggio. Ecco, essersi evoluto razionalmente non l'ha portato a stare meglio, non è un miglioramento razionale, non è un'evoluzione razionale che possa portare gli uomini a stare bene tra di loro. E questo è simile, dicevo, a quanto si vede nel contratto sociale di Hobbes, quando Hobbes dice che se tu lasci gli uomini andare per conto loro, saranno uomo a uomo, lupo l'uno per l'altro. E quindi quello che devono conferire all'ignoto mostro che tutti comprende, al Leviatano, al mostro, è il diritto sulla vita e sulla morte. Anche qui, infatti, è la dimensione sacra, vita/morte, che viene presa in mano dagli dèi, perché siamo al punto in cui Protagora ha rubato il fuoco, quindi ha compiuto un'azione sacrilega. Gli dèi devono restaurare quella sacralità che è stata rovinata dal gesto di Prometeo. Prometeo non è il grande eroe delle magnifiche sorti, qui, attenzione, è il colpevole di un'azione irriflessa che ha portato a delle conseguenze ferine. E allora Zeus, padre degli dèi, deve fare un nuovo dono. Perché vedete, il dono della tecne è quello che in greco si chiama pharmakon, cioè ti fa evolvere ma un lato oscuro. Pensate, invento la polvere da sparo. Quante cose posso fare con la polvere da sparo? Alcune di queste sono tristemente mortali, no? Pensate al dibattito sulle forme di energia. L'energia nucleare ci permette di vivere non consumando energie fossili, fonti di energia fossili, ma d'altro canto può essere anche una bomba che stermina milioni di persone, ecco, vedete, e così via. Cioè la tecnica di per sé è un pharmakon, è qualcosa, pharmakon è vox media, cioè una voce ambivalente, ciò che ti può uccidere e ciò che ti può mantenere in vita. Vedete perché il pharmakon nella sua duplicità è capace di parlare del sacro? Ecco, dicevo, allora Zeus deve fare un nuovo dono all'umanità e la nuova cosa che dona all'umanità sono questi due elementi che si chiamano così, Aidos e Dike. Aidos vuol dire pudore, potremmo dire perfino vergogna, timore, e Dike vuol dire giustizia. Questi due regali, di cui magari vi parlerò anche nella prossima volta, sono interessanti perché permettono agli esseri umani di vivere in connessione tra di loro, cioè dalla syn oikia si passa alla polis. Cioè Platone dice solo quando ci sono aidos e diche che dalla syn oikia si passa alla polis.
E quindi l'uomo riesce a imparare l'ultima tecne che non aveva ancora imparato, che si chiama politiche tecne. Ma siete pronti? No, scusate con la E. Siete pronti al colpo di scena? Quando l'uomo riesce a incivilirsi del tutto, a diventare fratello ai suoi compagni, riesce a imparare la dimensione politica, ha stabilito le leggi, è nomo poietico e ha fatto tutto questo, c'è l'ultimo passaggio, la politiche tecne, cioè la gestione della polis da parte degli esseri umani, ha come sua parte intrinseca, come suo meros, quindi come suo destino, come sua parte assegnata in sorte, la, questa anche l'avevo già detta in qualche classe, la polemiche tecne, cioè la guerra. Quindi che cos'è la guerra? La sanzione di diritto della violenza. Infatti che cos'è la guerra? La decisione da parte di uno Stato sovrano di aggredire un altro Stato sovrano, ovvero la violenza considerata come sancita dal potere sacro. Infatti guardate gli aggettivi che noi diamo alla guerra, eh? Questo è interessante, guerra giusta oppure guerra santa. Ci avete mai fatto caso? Alla guerra si danno delle caratteristiche che sono tipiche di tutto quel plesso di sacro che abbiamo detto fino adesso. La guerra è giusta, la guerra è santa, si combatte per un ideale, si combatte per qualcosa che è sancito dalla divinità o dal potere della giustizia, perché l'altro è un nemico e in quanto tale è una minaccia. Si combatte contro un nemico che è una minaccia per la società. Vedete, è interessante perché non c'è un'eliminazione della violenza, ma c'è una sorta di sostituzione vicaria ancora una volta, vedete? Allora, per riassumere dove siamo arrivati fino adesso, diciamo che siamo partiti dal riconoscimento di alcune componenti dell'esistenza umana o dell'esperienza umana del reale che non sono enchersi, nelle mani, dominabili nelle mani, prendibili, comprensibili. Come per esempio appunto il sacro, la diade tra vita e morte. La violenza è il riconoscimento del fatto che noi per sopravvivere prendiamo il posto di altri. Una delle prime, dei primi tentativi di gestire la violenza è la violenza retributiva, ovvero la vendetta o rappresaglia. Il sacrificio è il tentativo di superare la vendetta in vista di una sua sostituzione vicaria. Invece di uccidere te che hai ucciso me, vabbè, o qualcuno dei miei, io uccido simbolicamente qualcosa che ti appartiene, ti uccido spiritualmente. Questo è il sacrificio, o uccidiamo tutti noi stessi. Ci mortifichiamo, scusate, ancora oggi, adesso siamo in quarantena, ma siamo anche in quaresima, noi non compiamo dei gesti, a meno chi è cristiano credente, non compie dei gesti per mortificarsi, perché qualcosa dentro di sé si mortifichi simbolicamente per tornare alla nuova vita, devo prima morire per tornare alla nuova vita. No? Devo come passare attraverso un fuoco di purificazione, ma la purificazione del fuoco è sempre la violenza anche del fuoco, no? Stiamo parlando di un altro fuoco rispetto a quello della tecne. Ecco, poi c'è l'ultimo passaggio che abbiamo detto, dal sacro si passa al giusto. Ora domanda, ma questo giusto allora, se è governato da Eidos e Dike, è ancora un giusto sacro? E abbiamo detto inizialmente sì. Ma come il sacro ha dovuto dall'esteriorità interiorizzarsi, da ate accecamento divino che io vedo, dalle divinità che parlano con me, non ho citato esplicitamente, ma se vi interessa la teoria a riguardo, ve la scrivo qua sotto, è quella della mente bicamerale, cioè del fatto che gli uomini avessero una mente molto sdoppiata, con gli emisferi cerebrali non in grande comunicazione tra di loro, e che quindi quella voce che sentivano fuori, Dio, è poi diventato io, cioè la coscienza, quella stessa cosa che accade al sacro e che porta
dal rito al senso di morale, di coscienza, ecco, stavo dicendo prima, in tutte le religioni noi vediamo un passaggio dalla dimensione rituale alla dimensione etica. Prima compio il rito, poi a un certo punto comincio a dire ma no, ma non è questo che Dio vuole, perché Dio vuole l'intenzione che sta dietro il rito. Ma l'intenzione dietro il rito in una civiltà arcaica è una domanda priva di senso, perché il rito è valido per sé. È il compiere il rito stesso che costituisce l'esigenza. Mentre invece se io mi chiedo il perché del rito, sono già in una forma mentale molto diversa, perché vuol dire che il rito è allo scopo di qualcos'altro, non ha una sua funzione in sé. Deve servirmi, per esempio, per migliorarmi spiritualmente, perché l'intenzione che lo faccio fa la differenza. È molto diverso. È molto diverso. E quell'interiorizzazione in vista della morale parla di uno stadio di civiltà diversa. L'ulteriore passaggio che dobbiamo fare è quello di passare da un diritto considerato come sacro a un diritto che si secolarizza. Perché lo scontro interessante sarà quello tra un diritto, tra una giustizia considerata come legata alla volontà di Dio e un diritto che invece è del tutto secolarizzato, cioè Dio non c'entra più. Ma potrà mai non c'entrare del tutto? Perché vedete, abbiamo detto che la giustizia è sempre legata alla violenza, anche dopo l'intervento in Platone di Aidos e Dike. Va bene, se ci sono domande qui al volo, mi rendo conto che questa lezione è stata molto complessa dal mio punto di vista, anche mentre la stavo raccontando, anche molto suggestiva. Spero che l'aspetto suggestivo superi l'aspetto di confusione, ma la confusione va anche bene. Ricordatevi del motto degli alchimisti, ve lo scrivo qua. Solve et coagula, sciogli e coagula, sciogli e solidifica. È un buon motto sempre per l'apprendimento. Prima devi sciogliere le cose nella confusione, poi devi farle coagulare. Ah, è interessante anche per il nostro discorso. Vi ricordate caos e ordine? Quindi quando sono troppo ordinato devo ricordarmi di sciogliere, quando sono troppo sciolto devo ricordarmi di coagulare. Ecco, spero che la coagulazione in alcuni concetti abbia potuto compensare il sciogliersi, che però è l'unico modo per avere soluzioni, se ci pensate, ai problemi grossi, come quello della giustizia legata alla sacralità. Va bene, magari destino una seconda puntata ad alcune questioni ancora riguardo il Protagora e in alcune altre sue evenienze e magari poi appunto ad Antigone. E poi vediamo se collegare qualche altro pezzettino, magari più brevemente. Se avete delle domande qui adesso al volo, visto che ho già fatto 1:12, avevo promesso 1 ora, come al solito sono stato più lungo, fatemele pure, se no vi aspetto sotto nei commenti o in privato, come fa qualcuno di voi, visto che ci sono studenti di diritto e di scienze politiche che hanno guardato o guarderanno questa comunicazione, se hanno anche loro poi da dirmi qualcosa, molto ben volentieri. Vi lascio in descrizione alcuni dei testi che ho usato, ve li rammento solo brevemente. I presocratici erano nell'edizione Burr, c'era il libro di Umberto Curi, Il farmaco della democrazia, parlava dell'aspetto farmacologico della polis e soprattutto di Protagora. La dimensione del sacro come fascinans e tremendum era tratta da Otto, ma anche in collaborazione con quello che dice Mircea Eliade nel Trattato di Storia delle Religioni. Il libro a cui ci siamo rifatti di più era La violenza e il sacro di René Girard, grande libro in questo caso nell'edizione Adelphi. Infine c'era anche La dinamica tra sacro e giusto, ma lo vediamo meglio la prossima volta, nelle manifestazioni tipologiche, quindi che ne so, Dike, Temis, il Nomos, ecco, magari la prossima puntatina su questo lo faccio a riguardo. È tratto da questo libro, mi dispiace che sia solo in fotocopia, ma l'originale l'ho perso, cioè l'ho prestato, come sempre succede, è Il sacro e il giusto di Giovanni Cosi, che insegna a Firenze, se non ricordo male, sì. Va bene, o forse insegnava, forse è andato in pensione. Va bene, ragazzi miei, allora aspetto un secondo se c'è una domanda da parte di qualcuno di voi.
Bea, tu che avevi detto che non avevi capito il passaggio, poi sei riuscita a capirlo, se sei ancora connessa? Se no, vi aspetto nei commenti o nelle comunicazioni che sulle Classroom. Adesso posto il link in tutte le classi. Bene, allora. Va bene, da me, dal Paperino Scalatore, dalla mia libreria e da casa mia, un saluto e alla prossima. Leo Vagiolu, 8, Pharmacon, Feature, Girard. Scusami, Leo, ma è un testo di 8 che non conosco o stai facendo tu un mashup delle cose che ho detto questo oggi? In questo momento di svacco finale. Giorgia, tu sei, cioè, oltre a essere presente in tutte le mie gitarelle, sei presente anche in tutte le live. Cioè, sei una roba pazzesca. Mamma mia. Sei la stellina, te la devo dare anche qua. Vabbè, il buon Vargiolo non mi fa sapere, quindi vabbè, me lo scriverà sotto al limite. Comunque il concetto di farmacon è così, è scritto così in greco e va benissimo. Ciao anche ai ragazzi del linguistico che si sono dovuti sorbire anche un po' di parole in greco, però ho parlato anche un po' in tedesco, quindi dai, ci può stare. Grazie, grazie, ragazzi. Ci vediamo nelle live su Meet che farò nelle diverse classi e tra un paio di giorni, vedete che sto molto male, non so se vi siete accorti, ma diciamo che è un po' faticoso. Ah, va bene, dai, speriamo che guarisca un po' meglio perché al momento ho molto mal di testa. Alla prossima. Ah, no, Leo, ti stavo solo dicendo che hai scritto 8 Pharmacon e non capivo se era un testo di 8 che non conosco o se era un tuo mischione che hai fatto tu così a fantasia. Facci sapere poi. Scrivilo sotto nei commenti al limite. Va bene. Ciao ragazzi, ci vediamo. Ciao ciao.